Malika Ayane, mamma da giovanissima. La cantante è sempre molto riservata sulla propria vita privata, ed è proprio per questo che forse non tutti sanno che Malika è diventata mamma a soli 21 anni. Oggi l'artista ha 36 anni con alle spalle una carriera professionale ricca di grandi soddisfazioni. Ma il suo percorso è stato caratterizzato anche da molti sacrifici. La cantante di origini milanesi nasce da padre marocchino e madre italiana. Con Eva il 2000, quando per mantenersi, Malika ha deciso di lavorare come cameriera. Un momento che ha segnato per sempre la sua vita e che la cantante ha raccontato a distanza di anni durante un'intervista rilasciata per Diva e Donna nel 2012. Ho avuto una figlia da un uomo con cui ho vissuto per anni. Ci siamo conosciuti e innamorati, dopo 20 giorni vivevamo insieme, dopo 6 mesi ero incinta e non è andata. L'amore passionale l'ho avuto ed è finito, come finiscono milioni di storie. La piccola mia, oggi sedicenne, è nata quando la musicista aveva solo 21 anni. Da quel momento Malika ha deciso di crescere la figlia da sola, non ci sono alternative, oggi intanto sono una donna più rilassata e mia figlia mi guarda con amore. Lo ha affermato a Live Non è la D'Urso nel 2019, se non hai la fortuna di incontrare subito una persona con cui stare tutta la vita, è sacrosanto cercare di essere felici, di non accontentarsi. È anche quello che tento di insegnare a mia figlia mia, che ha finalmente l'età per capire che una madre bislacca non è necessariamente una tragedia. Nella vita sentimentale di Malika, non solo la relazione con Cesare Cremonini nel 2009 ma anche un matrimonio con Federico Brugi. Punto con il regista e produttore, un doppio matrimonio, prima in America e in gran segreto a Las Vegas, poi nel 2011, le nozze a Milano con rito civile. Ma non solo. La cantante sarebbe rimasta incinta di Federico, già padre di Ludovica e Matilde, pochi mesi dopo il loro primo incontro, ma la gravidanza non andò a buon fine. Poi il capolinea raggiunto nel 2016 e nel 2018 l'inizio della frequentazione con Claudio Fratini, manager, responsabile commerciale di Genmo.S. Via.